The Left nel Parlamento europeo. Ti ringrazio per tutto il lavoro che fa, ti ringrazio anche perché se non ci fossero loro la traduzione simultanea di questo evento non ci sarebbe perché ce l'hanno finanziato. Grazie infinite. Buongiorno, je vais parler en français ce que je vous ai dit. Allora, francese. Comunque voglio salutarvi. Sono dall'altro lato della frontiera italiana. Noi siamo molto vicini all'Italia, a Genova. Grazie per questa organizzazione. Io appartengo a questa generazione. All'epoca avevo 11 anni, quindi io sono cresciuta con l'altermondialismo. Genova è stato un elemento importante con il sentimento di arrivare ad un modello economico che sfiniva uomini, donne e pianeta. L'indomani della crisi sanitaria, economica e sociale che stiamo vivendo, dobbiamo poter ripartire con le stesse evidenze di un modello liberale, laddove questa crisi ha fatto capire che il sistema attuale, questa crisi ecologica, con l'acceleramento della distruzione di ettari di boschi e di giorno in giorno, di anno in anno, naturalmente questo si aggrava, la crisi della globalizzazione. Vediamo la fragilità estrema del sistema. Questo vale per l'Europa che è stata incapace di dare uno slancio perché noi fossimo protetti. La ricchezza delle grandi fortune aumenta, è aumentato quest'anno con un picco, con un record. E noi sappiamo che ci sono delle persone che privatamente si organizzano per volare nello spazio. Insomma, tutto questo ci fa capire quanto questa crisi sia la crisi della democrazia. Nel cuore stesso della gestione sanitaria abbiamo visto svilupparsi una sorta di liberalismo in alcuni paesi europei e altri paesi, Macron stesso, che è stata una delle teste di ponte al riguardo verso il liberalismo. Dunque abbiamo una crisi vera, eppure gli stessi dogmi vengono mantenuti. L'economia è crollata, l'abbiamo visto con la mano, quello che è successo anche nel contesto da parte di alcuni stati nell'ambito del Parlamento europeo. Quindi noi rischiamo di ritornare ai vecchi metodi, una politica economica che non vuole controparti ecologiche e dal punto di vista europeo ci facciamo dominare dagli Stati Uniti, il cui sistema economico è molto più forte rispetto all'Europa. Per concludere, come possiamo noi fare qualcosa per respingere tutto questo? Una motivazione importante presso un gruppo del Parlamento europeo era di abbassare i muri, di distruggere i muri che si sono alzati nell'Unione Europea, affinché queste motivazioni sociali possano rafforzarsi ed emergere. E questo far sì che non si approfitta di questa forza di diffusione politica. E il nostro gruppo in Parlamento europeo che presiedo ci porta a far
sostenere il principio di collegamento con le mobilitazioni sociali, quindi apprezzabile la vostra iniziativa. Con un modello nuovo di società, legame, connessione fra l'essere umano e la natura, e quindi una comunità che accanto alle forze di mobilitazione e di contestazione possano agire le forze politiche che possano definire una posizione politica chiara in materia di crisi, per esempio del cambiamento climatico. Mi dispiace di non essere con voi fisicamente e rapidamente. Come gruppo sinistra al Parlamento europeo vi dico grazie per la lotta politica di cui mi sento erede, comunque la mia generazione lo è. Grazie.